Era il 12 giugno del 1928 quando la signora Concetta D'Arienzo, colpita dal dolore per la perdita del figlio, pensò di trasformarlo in generosità, lasciando alla città di Pompei un cospicuo fondo ereditario formato da beni immobili da utilizzare per la cura e l'assistenza degli anziani. Un'iniziativa straordinaria che ha messo il sorriso sulle labbra per circa 90 anni a tantissime persone sole, persone non in grado di autosostenersi. Un patrimonio dilapidato negli anni dalle amministrazioni che si sono avvicendate alla guida della città di Pompei, la città mariana, una città che dovrebbe essere solidale in modo particolare per chi è debole e per chi non ha condizioni di autosostentamento. Per realizzare tre sottopassi utili all'EAV, hanno pensato bene di abbattere un'intera ala di questa straordinaria struttura di accoglienza e con essa anche la piccola cappella contenuta, arrecando chiaramente moltissimi danni alla struttura e costringendo i 30 ospiti a dover andare via. Elena, ma ti dispiace lasciare casa Borrelli? Sì. E perché ti dispiace? Vai in un posto più bello. No. No, perché la casa ci cade in testa, dice il sindaco. A me è come un po'. Non te ne importa? Perché non vuoi andare da questo posto, non vuoi andare via? Dici il perché non vuoi andare via. E io voglio andare a casa. C'è un motivo, perché ti sei abituata? E se vai in un posto meglio? No. A voi piace stare qua e volete andare in un altro posto? Io sono qua. Non volete andare in un altro posto? No. In un'altra casa di riposo? Non posso dire, stando qui. È sempre questo? Stando qui. Però dice che la casa cade, si cade in testa. Voglio stare qua. Allora, niente, in effetti diciamo che negli ultimi giorni ci sono state un poco di movimentazioni qua a Casa Borrelli. In che senso? Qualche giorno fa diciamo il personale di Casa Borrelli è stato licenziato ad ora, cioè da un giorno all'altro, e quindi doveva prendere poi diciamo l'incarico di questi vecchietti per un po' di tempo una cooperativa chiamata dal comune, che erano 4-5 ragazzi in tutto, che dovevano prendersi cura insomma dei nostri anziani fin quando poi loro non sarebbero stati portati via. Solo che c'è stata una protesta da parte dei lavoratori, ovviamente, e quindi qualcuno ha fatto anche delle azioni un po' plateali, diciamo, per protestare contro questa cosa, e noi eravamo qui presenti per fermare questo, perché non ci sembrava giusto quello che stava succedendo, insomma. Lei, anche sua mamma, quale ospite all'interno? Sì, io ho mamma qui da un anno e mezzo e diciamo che mi sono fatta da portavoce di questa situazione, di questa vicenda, perché ho preso a cuore un po' la vicenda di tutti gli anziani, anche di chi purtroppo non ha figli, che non ha nessuno a cui affidarsi, e quindi diciamo andando via di qua veramente non sanno, non hanno certezze, non hanno dove andare, non gli è stato detto niente, insomma. Quindi ha adottato un pochino tutti quanti? Sì, diciamo che per me sono tutti i miei genitori in questo momento. Siamo ottimisti per quanto riguarda l'esito? Allora, noi abbiamo un'udienza il 10 settembre, noi infatti abbiamo chiesto proprio questo, cioè una sospensione di questo sgombero, perché si parlava di sgombero prima del 7 agosto, entro il 7 agosto. Noi abbiamo chiesto questa sospensione, però non ci è stata accordata, solo con questa azione diciamo di protesta. Poi alla fine è venuto il vicequestore e ha mediato un po' le parti diciamo con l'amministrazione e sono rientrati, quindi hanno revocato questo licenziamento fino al 6 settembre. Quindi diciamo che poi a settembre saremo ancora in prima linea a combattere, perché noi vorremmo arrivare al 10, c'è un'udienza il 10 settembre fissata dal giudice presso il Tribunale del TAR, e quindi noi chiediamo di essere ascoltati in quella udienza. Questa in sintesi la situazione che si sta verificando a Pompei. Per adesso i 30 ospiti continueranno a restare fino al 7 di settembre, revocato anche il licenziamento dei 20 dipendenti. Moltissimi comitati che si sono stretti intorno ai 30 disagiati ospiti della struttura, tantissime le iniziative come quella di ieri sera a cui abbiamo assistito, un'iniziativa molto bella dove ha partecipato anche il famoso violinista Luciano Barbieri. Sono state presentate petizioni al prefetto di Napoli, al presidente della Repubblica ed anche al Papa, la speranza che la cosa possa volgere al meglio. Thank you.